In questo periodo storico ci sono un sacco di persone che hanno tra le loro parole, nella loro bocca, il termine scienza e scientifico. E anche qui, come sai, SPS sta per sviluppo personale scientifico. Ma com'è possibile? Come mi è venuto in mente di dire una cosa del genere? Una tale eresia? Dopotutto è una scienza umana la psicologia, dopotutto è impossibile rendere scientifiche cose del genere? Ebbene, se la pensi in questo modo, seguimi fino alla fine, soprattutto se credi che non possa essere utilizzato un approccio scientifico alla crescita personale. E come al solito ti invito a mettere mi piace e iscriverti al canale per contribuire all'algoritmo di YouTube in modo che questi video possano essere visti da molte più persone e non solo da persone magari direttamente interessate come te. Allora, partiamo da un briciolo di storia, un pizzico di storia, il nostro caro metodo scientifico, e iniziamo dicendo qualcosa di molto importante. Non esiste un solo metodo scientifico, o meglio, non esiste la scienza, ma esistono tanti metodi per indagarla. E sono millenni che ci ragioniamo sopra. Già anticamente gli antichi greci dicevano basta parlare di doxa, cioè di opinione, dobbiamo fidarci solo di coloro che utilizzano l'episteme, cioè coloro che invece di parlare a caso per dar fiato alla bocca utilizzano invece delle argomentazioni pregresse, che è una roba che se tu la guardi non è tanto bella, perché è come se ogni volta che io ti dico una cosa io debba giustificarla. Vedi, ti dico questo perché l'ha detto Tizio, l'ha detto Caio, l'ha detto Sempronio, l'ha detto questo, l'ha detto il tale esperimento, eccetera. Ed è per questo che anche oggi leggere letteratura scientifica è terribilmente noioso, perché devi metterti lì e saltare tutte le parentesi dove dicono come dice bla 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 bla, come dice bla 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 bla, come, altrimenti non c'è una base, non c'è un episteme, ma diventa solo doxa. Loro l'avevano già capito in un qualche modo. Oggi invece che tutti quanti abbiamo accesso a materiale scientifico, che tutti dovremmo sapere che cos'è il metodo scientifico, invece non è così, perché la maggior parte di noi è ancora convinta che la scienza sia soltanto la scienza dura, quindi la hard science, la fisica, la chimica e quant'altro. In realtà questo problema si era già posto agli inizi del Novecento, nel famoso Circolo di Vienna, dove autori intelligentissimi si incontrarono per cercare di capire cosa fosse realmente la scienza. E loro utilizzavano un metodo che si chiamava verificazionismo. In altre parole, questo dice che così, questo dice che così, questo dice che così, e allora verifichiamo se è vero che tutte queste cose vanno d'accordo, vedendo se, creando delle ipotesi in quella direzione, c'è la logica e la matematica possono darci un risultato positivo. Qualche anno dopo, molti anni dopo, arriva un certo Karl Popper, il quale dice no, se vuoi fare davvero della scienza devi fare l'esatto contrario, devi falsificare le ipotesi, perché la scienza non può darti delle vere prove, ma dà soltanto delle confutazioni delle antiche prove. Quindi dove sta questa benedetta verità? La verità sta un po' nel mezzo, perché è ovvio che noi dobbiamo verificare determinate ipotesi, funzioniamo in questo modo, ma è ovvio anche che la scienza in realtà non è una cosa, ma è un processo di pensiero che funziona confutando le varie teorie, e chi costruisce una teoria, anche una teoria molto solida come la relatività, deve essere pronto al fatto che prima o poi arriverà qualcuno e smonterà la teoria della relatività. Questo significa che non è valida? No, è valida fin tanto che resta lì. E ora tu mi dirai, ma scusa, ma allora la psicologia e ancora di più la crescita personale che senso hanno? Allora, questo video lo faccio semplicemente per dire a tutte le persone che ovviamente conoscono questi procedimenti che in realtà quando parliamo di processo scientifico, di crescita personale o di evidence based, non ci mettiamo qui a fare i normativi, perché sappiamo bene che la scienza di per sé non prescrive ma descrive. Cosa significa? Che la scienza descrive un fenomeno, cerca di descriverlo al meglio, poi magari può fare anche delle prove per vedere se funziona meglio il processo A o il processo B, ma non ti dirà mai cos'è la cosa corretta che devi fare. Chi te la dice è chi interpreta quei dati. Pertanto la scelta di che cosa fare in quel determinato ambito è sì magari basata su dei dati, ma la scelta vera e propria è sempre soggettiva. Potremmo dire addirittura che la scelta è quasi sempre politica.
Detto questo, però, una cosa è la doxa e un'altra cosa è l'episteme. Una cosa è affermare che non sia corretto basarci sulla scienza, perché tanto sono solo interpretazioni soggettive dei dati, e un'altra cosa è invece basarci sul nulla, perché tanto se non vale niente allora tutto vale. Cioè, in altre parole, c'è molta differenza tra, ad esempio, facciamo un esempio della crescita personale, perché ti sembra che ti faccia bene fare l'affermazione, metterti allo specchio e dirti sono forte, ce la faccio, ce la posso fare e quant'altro, la scienza, o meglio la ricerca, questa forse è la terminologia migliore da utilizzare, la ricerca ha provato più volte a verificare se fosse vera questa affermazione, il gioco di parole, e ha scoperto che non è affatto così. Metterti allo specchio e dirti quanto sono forte, quanto sono bello, può creare dei gravi problemi, perché crea un'incongruenza interna, una dissonanza cognitiva, e farà sì che tu abbia costantemente bisogno di raccontarti delle piccole bugie per sentirti meglio. Ne abbiamo parlato da qualche parte, o qui o sul mio podcast. Questo significa che fare le affermazioni non vada bene per nessuno? Assolutamente no. È chiaro che ci sono dei contesti, come ad esempio in quelli sportivi, dove utilizzare delle affermazioni, delle parole chiave, degli ancoraggi, può essere molto utile. La difficoltà arriva quando tutti i giorni ti devi guardare allo specchio o ripeterti delle parole per sentirti forte, o fare dei gesti potenzianti. A quel punto diventa davvero grave. E come facciamo a saperlo? Attraverso la ricerca. Quindi, quando parlo di sviluppo personale scientifico, non intendo che ci mettiamo in laboratorio a capire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato fare, ma intendo dire che utilizziamo la ricerca e i dati che provengono da essa per costruire e scegliere le metodologie e le tecniche più efficaci per la nostra crescita personale. Quindi non si tratta di una scelta cieca basata sui dati, ma si tratta di una valutazione basata su un episteme. Pertanto, per quanto la scienza oggi possa apparire molto arrogante, soprattutto in un periodo come questo, dove ti dice lo dice la scienza, quindi smettila, stai zitto, ecco, in realtà sì, è vero che la scienza può apparire in questo modo, ma dall'altro lato basarci solo sulla doxa sarebbe terribilmente difficile. Quello che dovremmo fare invece è un'educazione scientifica, un po' come quella che sto cercando io di fare in questo momento, cioè spiegare che la scienza non esiste, è un metodo, è uno dei tanti metodi, che si basa sulla raccolta di dati, sulla creazione di ipotesi, e varie discipline hanno metodi scientifici leggermente differenti. Le scienze umanistiche, come la psicologia, hanno un metodo differente di indagine della realtà rispetto alla chimica e alla fisica. Anzi, in realtà, più si alza la complessità, più siamo costretti ad utilizzare dei metodi statistici. Cioè, finché utilizziamo ad esempio le interazioni tra due particelle, la fisica, queste cose qua sono sempre, hanno un'alta prevedibilità. Poi magari la fisica la mettiamo accanto alla chimica, anche la chimica ha un'alta prevedibilità. Mettiamo insieme queste due cose, emerge la biologia, la scienza della vita. Già qui la prevedibilità si abbassa. Se andiamo ad un livello ancora superiore, arriviamo alla medicina, all'applicazione della biologia al corpo umano e alle funzioni umane, e qui la prevedibilità si abbassa ancora di più. Cioè, come sappiamo, un farmaco non funziona per tutti nello stesso identico modo. Dobbiamo necessariamente utilizzare la statistica e l'imprevedibilità delle cose, e se saliamo ancora più di livello arriviamo alla psicologia, dove le cose diventano ancora meno prevedibili. Ma questo significa che non dobbiamo utilizzare quei metodi? Assolutamente no. Abbiamo avuto successo nella biologia, abbiamo avuto successo nella medicina e abbiamo avuto successi nella psicologia. Pertanto, quando parliamo di sviluppo personale scientifico, ci riferiamo a questo tipo di scienza. Inoltre, devi sapere che quando ho fondato SPS, in realtà era un periodo molto particolare. Se verrai su psinel.com e vieni a vedere che cos'è questo sito, troverai un paginone dove racconto che mi ero stufato di sentir parlare di crescita personale senza mai accennare agli studi a cui facevano riferimento, perché la crescita personale da sempre ha tratto a piene mani dalla psicologia, e ci sono decine e decine e decine di prove sul mio sito. Ti basta farti venire in mente una tecnica di crescita personale e io potrei dirti esattamente da dove deriva e, se siamo fortunati, anche quali sono le ricerche fatte in quel campo, come nell'esempio delle affermazioni.
Pertanto, quando parliamo di scienza e di ricerca scientifica nel campo della psicologia e della crescita personale, non ci riferiamo a quella scienza che abbiamo studiato a scuola, ma in realtà nessuno si riferisce mai a quella scienza lì. Quella è una roba che abbiamo imparato a scuola e che in realtà è una differenza ancora farraginosa, quella tra hard science e soft science, chiamiamole così, perché ormai sappiamo che le conoscenze, ad esempio, che utilizziamo, in questo momento sto utilizzando YouTube come gli algoritmi, si basano su un mix di queste tecnologie, un mix tra statistica, diciamo così, tra soft science e hard science. E in realtà sappiamo che queste scienze della complessità ci portano sempre di più ad utilizzare queste metodologie e questi paradigmi. Tutto questo pippone è semplicemente per spiegarti che quando dico sviluppo personale scientifico non intendo dire noi abbiamo la verità in tasca, perché la scienza, ripetiamo, è solo descrittiva e non è prescrittiva, non crea una normatività di come deve essere applicata la vita, però ti dà dei dati sui quali poi tu puoi fare le tue scelte. E noi abbiamo scelto da diversi anni di optare per questa via, senza arrogarci, diciamo sentirci superiori a chi invece utilizza altre vie di conoscenza, ma semplicemente affermando che queste vie hanno dato fino adesso, per quanto ci riguarda, i risultati migliori su noi, nel mio caso sui miei pazienti e sulle persone che seguono il mio lavoro. Lo so, questo è un pippone gigantesco, scusami se sei un epistemologo per cui sei appassionato di queste cose, ho saltato tante cose, ho cercato di fare una crasita tra verificazionismo e falsificazionismo, chiamiamolo così, ma era il modo più semplice per spiegare questa diatriba gigantesca all'interno dell'epistemologia della scienza. Se volete approfondire ancora di più questa argomentazione, vi lascio qui sotto il link ad un'intervista che ho fatto insieme al professor Grigenti e a Rick Dufer nel suo bellissimo Daily Cogito, all'interno del quale non abbiamo parlato altro appunto della, diciamo così, dello status di scientificità della psicologia, della filosofia, dell'economia e di tutte queste branche della conoscenza. In altre parole, noi cerchiamo di affidarci ad un episteme, che sia un episteme di esperienza, che sia un episteme letterario, che sia un episteme anche soltanto mitologico e non sia semplicemente una doxa. Cioè, mi sono svegliato un mattino, ho pensato quanto facesse bene guardarsi allo specchio e dire quanto sono figo, e invece non è così. Come al solito, fammi sapere che cosa ne pensi, clicca su mi piace, condividi questa puntata con chi pensi possa trarne beneficio e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto attivando la campanella, perché sai che YouTube poi non ti avvisa. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!